O io non l'avrei mai detto di essere una scrittrice da gotico. Ciao, sono Aurora, racconto per immagini e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Script. Sarebbe una rubrica per chi vuole essere sceneggiatore, ma oggi parliamo soprattutto per gli scrittori. Ebbene sì, io ho scoperto di recente l'esistenza del magico mondo dei corsi online, delle scuole di scrittura. Li fa la scuola Holden, li fa la scuola Belleville e ovviamente mi ci sono buttata a capofitto. Sono, come dico sempre, ritengo la formazione non debba fermarsi mai e se voi come me siete degli adulti che non hanno la possibilità di iscriversi a questi corsi dalla mattina alla sera oppure non abitate nelle città dove questi corsi si svolgono, i corsi online sono un'ottima soluzione per continuare ad imparare e per fare rete anche. Quindi io ho scoperto che esisteva sul sito della scuola Belleville, il corso breve in 6 incontri organizzato e tenuto dalla scrittrice e giornalista Loredana Lipperini dal titolo Storie mostruose, ovvero dedicate al gotico e all'horror. Ora, io, nonostante mi reputi una fifona, ad esempio i film horror mi fanno paurissima e ne guardo molti pochi, in realtà ho scoperto che nutro una grande passione per il gotico, tant'è che quando ero piccola ho scritto proprio un romanzo dal titolo Linea gotica con i vampiri e sono una grande appassionata di storie di fantasmi. Ho detto, ma proviamo, seguiamo questo corso e vi voglio raccontare quello che ho imparato durante questo incontro, anche per darvi un pochino un'infarinatura su quello che è il genere gotico in letteratura, ma anche magari per invogliarvi a vostra volta a iscrivervi a un corso di questo tipo. Se il gotico non vi piace, non necessariamente questo qui, ma potrete scoprire tante cose su voi stessi e su nuovi generi che non pensavate. Ma prima di partire, come sempre, vi do il benvenuto. Se non siete iscritti, dai, iscrivete, mettete la campanella così non perdete nemmeno un video, perché io sono Aurora e mi occupo di narrativa, storytelling e arti performative, quindi davvero faccio video nuovi ogni mercoledì, non ve li perdete. E se come me state troppo tempo su Instagram, venite a trovarmi anche su Instagram dove faccio dei reel divertenti e non, e dove condivido anche informazioni circa bandi e concorsi che potrebbero interessarvi. Quindi, insomma, il gotico si inserisce, da quello che ho appreso durante questo corso, in una categoria più grande di letteratura, ovvero il fantastico. Voi direte, come il fantastico? Ebbene sì, ma facciamo un passo indietro. Il corso come si è strutturato? C'erano appunto questi incontri da 2 ore ogni giovedì sera dalle 18:30 alle 20:30 e abbiamo parlato di horror e gotico a partire da delle lezioni monografiche. Abbiamo affrontato Shirley Jackson, Lovecraft, Stephen King, ovviamente, ma anche Margaret Atwood e Chiara Palazzolo, che io personalmente non conoscevo, mi ha fatto scoprire un mondo. E mi è un po' dispiaciuto che siano stati lasciati fuori personaggi quali Bram Stoker, Poe, però in realtà ci siamo concentrati su autori del Novecento, quindi questo è intanto un primo disclaimer. Perché appunto nella mia testa io sono appunto cresciuta leggendo tante ghost story, appunto mi sono sempre piaciuti questi romanzi, ma anche un pochino questi film dove aleggiava un po' il creepy. Sto parlando di film come The Others, oppure 1921 Il mistero di Rookford. Sono sempre queste storie che non sono veramente horror, ma che c'è sempre un elemento suggestivo, quello che in inglese viene chiamato
eerie, no? Tipo, uno dei miei momenti preferiti da piccola erano tipo i primi 20 minuti di Jumanji, no? Cioè, finché non compare Robin Williams, cioè tutto quel pezzo con la scatola che suona o non si sa cosa c'è, cosa non c'è, no? Io lì proprio mi gasavo. Poi, per carità, dopo era un bel film di avventura divertente, ma si perdeva un po' quell'alone di mistero, no? E la casa vecchia, e la soffitta, e il buio, no? Tant'è che appunto quando a 14 anni ho letto Dracula, di cui vi ho parlato in un altro video, mi raccomando non perdetevelo, per me si è aperto un mondo ed è da lì che ho deciso di scrivere il mio primo romanzo, appunto dal titolo Linea Gotica, che parla di vampiri, licantropi e tutta un'altra serie di cose meravigliose. E di lì a un anno è uscito Highlight, quindi io l'ho presi e me lo buttai in un cassetto ed è ancora lì che nessuno leggerà mai, forse. Però, diciamo, in teoria, dopo questa esperienza, io mi sono allontanata dal genere perché, pur leggendolo con piacere ogni tanto, soprattutto d'estate, cioè io d'estate col fatto che fa un caldo mortale, io ho voglia di brividini e quindi mi vado a cercare le ghost story per cercare di proiettarmi da un'altra parte, no? Però diciamo che me ne sono un po' allontanata, soprattutto perché nel nostro paese, perlomeno, questo tipo di letteratura di genere non è molto apprezzato. Nel nostro paese, appunto, viene molto apprezzata quella che si chiama la letteratura mainstream, no? Narrativa, storie di spesso anche o molto borghesi o di gente molto povera che affronta dei grandi drammi interiori, mentre la letteratura di genere, diciamo, il più grande genere in Italia che è di successo è il giallo. E il suo sottogenere, il giallo rosa tipo l'allieva, per farvi capire, però invece l'horror, la fantascienza, il fantasy sono generi che nel nostro paese vengono lasciati a una nicchia molto piccola di lettori comunque molto forti. E quindi sono di solito questi lettori che magari si vanno a recuperare anche i grandi classici, appunto del fantasy, il Signore degli Anelli, della fantascienza, Dune ovviamente, però in Italia ad esempio viene prodotto meno e se viene prodotto meno magari in realtà non è vero, ma semplicemente stanno tutti, no, in sottocategorie e ho scoperto appunto che esistono case editrici che si occupano principalmente di questi generi, quindi case editrici italiane che pubblicano solo fantasy, che pubblicano soltanto horror, no? Ora, nella letteratura di genere negli ultimi anni sta avendo una resurrezione, quello che io chiamo lo young fantasy, che sono delle vie di mezzo tra fantasy, romance e young adult, e questo lo si deve alla crescita di BookTok e di quei romanzi appunto scritti per lettori molto giovani, che se vi interessa scrivetemelo e si può fare un excursus solo su questo genere, solo sul fenomeno dei lettori giovani che arrivano dai social, che secondo me può valere la pena parlarne. Però ovviamente, essendo che io personalmente non apprezzo né il fantasy né la fantascienza, né il romance, cioè effettivamente sono generi che non leggo, io me ne tengo un po' fuori, no? Io personalmente apprezzo sì il gotico, sì l'horror, sia queste ambientazioni un po' cupe, però per quello che mi riguarda a me piacciono moltissimo i testi che comunque devono avere i piedi ben piantati nella nostra realtà. Io apprezzo anche molto il realismo magico, no? Però il realismo magico si chiama così perché comunque l'ambiente è reale. Poi all'interno dell'ambiente reale accadono cose strane. Ecco, questo è quello che a me piace di più, no? Quindi io su fantasy e fantascienza non mi ci ambiento, però appunto mi è capitato di leggere tante ghost stories scritte in particolare in epoca vittoriana. Poi ho letto ovviamente Bram Stoker, Edgar Allan Poe, di Lovecraft, ecco già Lovecraft, no? Io ho qualche problema perché nel momento in cui te mi ci metti gli antichi e Cthulhu e tutte queste cose, io lì no, inizio, faccio già un po' più fatica, però mi sono convinta che devo
devo fare uno sforzo, insomma, perché si tratta di tagliare fuori una fetta della letteratura importante. Però durante questo corso una cosa che appunto ho imparato è che l'horror nel suo genere fa parte appunto della grande categoria del fantastico, che comprende fantascienza, fantasy, no? Solo che mentre fantascienza e fantasy creano delle esperienze di tipo proiettivo, fantastiche appunto, perché ci portano in realtà altre, l'horror e i suoi sottogeneri, quindi ad esempio la distopia, il gotico, lo slasher, eccetera, si muovono nell'ambito del perturbante, ovvero l'inserimento di elementi che perturbano l'equilibrio e le percezioni dei personaggi e dei lettori, creando delle situazioni spiacevoli. Quello che alimenta il fenomeno del creepy, ad esempio, no? Il creepy è proprio un aggettivo che descrive una cosa che è inquietante. Creepy può essere qualsiasi cosa che ci dissocia, che ci crea confusione, che ci crea incertezza. Ad esempio, perché storicamente nella mente umana, perché le maschere, i clown, i peluche vengono considerati creepy, inquietanti? Perché si tratta di creature, si tratta di figure che hanno di fatto un volto, però non è un volto umano riconoscibile, ma è un volto ininterpretabile, perché la maschera non lo vedo, il volto, non vedo cosa succede sotto. Il clown è pieno di trucco e quindi comunque non so chi è, e quindi anche le sue espressioni facciali non le riconosco. I peluche, le bambole, no, sono ancora più finte, ma così come è inquietante chiunque magari ha delle espressioni naturali, tipo quelli che stanno così, cioè questo è inquietante perché no, io non riesco a identificare cosa tu stai provando, cosa tu stai comunicando a me, e quindi tu sei potenzialmente pericoloso per me. È una reazione proprio ancestrale, no? E nelle ambientazioni dei romanzi horror, dei romanzi gotici, c'è ovviamente una grande quantità di questi elementi perturbanti, quindi appunto le case che in teoria sono disabitate, però si sentono dei rumori, quindi non sono disabitate, cosa succede? Oppure persone di cui in teoria ci potremmo fidare ma non ci fidiamo, verità nascoste, il buio è notoriamente perturbante perché non ci vedo, no? È tutta un'altra serie di situazioni. Ora, la cosa che è stata fichissima di questo corso è stato che a ognuno di noi, il primo giorno, ci è stato chiesto di dire qual è la nostra più grande paura. E noi ci siamo guardati dentro e ognuno ha prodotto una più grande paura. Nel mio caso era l'essere impotente, cioè l'essere completamente incapace di agire, no? E l'insegnante, appunto Loredana Lipprini, fa: bene, allora voi scriverete un racconto a partire da questa grande paura. E lì tutti, oddio, perché comunque, cioè, si tratta di andare a smuovere delle cose che ancora ci fanno paura. E lì è anche un'altra cosa interessante, perché mentre quando si tratta di comicità, la comicità è tragedia più tempo. Quindi se tu vuoi scrivere una cosa buffa partendo da una cosa che ti è successa, che tu ritieni paradossale, che ti ha fatto soffrire, ovviamente il tempo è necessario, perché altrimenti non fa ridere, perché ci soffri ancora. Invece nello scrivere una cosa perturbante, se ti fa ancora paura, paradossalmente è meglio. E devo dire che io mi sono ritrovata a scrivere un racconto che mi ha stupito, cioè è stata l'esperienza di scrittura, è stata estremamente interessante, perché da una parte mi sono molto divertita, perché io era tantissimo che non scrivevo un racconto, non avevo mai scritto un racconto horror, appunto, no?
E però allo stesso tempo facevo fatica a scrivere perché questa povera donna che era la protagonista del mio racconto viveva delle situazioni estremamente spiacevoli e angoscianti e quindi io soffrivo con lei, no? Tant'è che chi l'ha letto mi ha proprio detto, cioè, ma è proprio angosciato, cioè ora non riuscirò più a prendere un treno perché è ambientato su un treno. E lì è interessante che comunque è stato un corso che ci ha permesso di scoprire delle cose nuove, interessanti, come ad esempio il fatto che il genere della distopia si divide in due sottogeneri, ovvero il totalitarismo. Prendiamo ad esempio appunto il racconto della cella, che c'è questo mondo totalitaristico, oppure prendiamo il mondo post-apocalittico, quindi tipo la strada, no? Oppure ho scoperto l'esistenza di Chiara Palazzolo e del gotico mediterraneo, perché effettivamente se te pensi all'Italia e ai testi scritti in Italia, no? Con gli ulivi, col mare, con i mandolini. Però scherzi a parte, non siamo noi un paese notoriamente noto per il suo horror, per il suo gotico, però in realtà il nostro paese, no? Guardate alle mie spalle, questi sono quasi tutti i testi che raccolgono storie folcloristiche, mitologiche italiane. E soprattutto nei luoghi di montagna, in realtà è pieno di figure appartenenti al folklore italiano che possono rientrare un po' nell'immaginario dell'horror. Anche noi abbiamo le streghe, anche noi abbiamo dei vampiri, dei mostri, dei fantasmi, solo che appunto nel nostro mondo, che è più soleggiato, è più caldo, è più solare rispetto che magari ai cupi, alla foresta nera, alla Scozia, al nord dell'Inghilterra, questi luoghi tempestati dalle intemperie, dal buio, dalle piogge. Noi in teoria lo sentiamo meno, no? Questo horror, ma l'horror c'è, è ovunque, è anche negli ambienti più soleggiati, è in luoghi dove non ci aspettiamo e quindi. Ad esempio, Chiara Palazzolo, che ha creato proprio un genere a sé, ci dimostra che in realtà è possibile. E quindi io adesso ho aperto questo vaso di Pandora, ho scoperto un genere che amo moltissimo e che voglio continuare ad esplorare, senza irrigidirci, perché come abbiamo visto più e più volte ormai non è più necessario, infatti è questo che mi dispiace, quando io partecipo ai concorsi letterari e non, mi viene sempre chiesto di specificare che genere è quello del mio romanzo, ma scusa, ma è più generi insieme, non è necessario irrigidirsi, però possiamo continuare ad esplorare, possiamo continuare a scoprire esponenti dell'horror, del gotico italiani e non, e a sdoganare anche un po' la letteratura di genere, cosa che in altri paesi hanno già fatto, mentre noi abbiamo ancora un po' la puzza sotto il naso. E quindi io sono estremamente contenta di quello che ho visto, di quello che ho imparato e continuerò con questo percorso, credo. E voi? A voi piace l'horror? Vi piace il gotico? Fatemi sapere quali sono i vostri testi preferiti. Scrivetemeli qua che ho bisogno di consigli di lettura. E noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video.